Apriamo con la notizia, come dicevamo nei titoli. In uno studio della Edinburgh University pubblicato su Nature Genetics, scoperte 42 varianti genetiche significative della dislessia, un disturbo della lettura sempre più frequente tra i ragazzi. La dislessia rappresenta il disturbo dell'apprendimento più frequente tra i banchi di scuola. Almeno il 3% degli alunni ne soffrirebbe, per un totale, secondo i dati del Ministero d'Istruzione, di 186.693 studenti. Si tratta di un disturbo dell'apprendimento che inibisce l'abilità della lettura anche in assenza di deficit cognitivi e in presenza di un livello di istruzione adeguato. Chi è dislessico non riesce bene a interpretare le informazioni visive, perciò durante la lettura inverte le lettere, come vedete anche in questo fumetto, le salta, omette intere parole e fa fatica a leggere parole sovrapposte o in movimento. Mancanza di correttezza e di rapidità di lettura sono i primi segni che si manifestano già dalla seconda, terza elementare, ma che possono rimanere fino all'età adulta e possono anche proseguire. Studi precedenti suggeriscono che per la dislessia una ereditabilità fino al 70%, ma pochi marcatori genetici convincenti erano stati trovati. Anche se è una tappa fondamentale per la conoscenza della condizione, occorre lavorare ancora molto per raggiungere una piena comprensione delle basi genetiche della dislessia. Primo, dicono gli scienziati, dovremmo lavorare sull'incremento del campione analizzato per poter raggiungere un potere predittivo del rischio di dislessia tale da poter essere utilizzato come un metodo di screening dei soggetti a rischio di presentare il disturbo. E in tal modo in un futuro potremmo potenzialmente individuare bimbi a maggior rischio genetico di dislessia ed implementare interventi precoci nelle scuole per aiutarli a sviluppare strategie alternative di apprendimento. E allo stesso tempo bisogna lavorare e analizzare meglio le basi genetiche dei vari sottotipi di dislessia.